Benvenuti, buonasera, sono Sensei Maurizio Poli, eccoci qua, una nuova puntata, il tempio è aperto, come dico sempre, e la frase di inizio della puntata che è veramente particolare, seguiteci perché sarà entusiasmante. Siamo in diretta sul canale 231 del digitale di Well TV, Sky canale 810, in streaming www.welltv.eu e sulla pagina Facebook della TV Well TV e sulla pagina della Bushido Palestre. La frase per iniziare questa splendida puntata è: cercate di conservare sempre un lembo di cielo sopra la vostra vita. Marcel Proust. Il lembo di cielo delle palestre, delle arti marziali, siamo noi. Benvenuti a un'altra puntata di Come la Luna nel Pozzo e non sono solo. Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera Presidente. Buonasera Soke. Buonasera Maestro Maurizio. Buonasera ai nostri telespettatori. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la afferra. Nel 2021 è venuta bene. Nel 2021 abbiamo provato un po'. Poi, esatto. Però io sempre mi chiedo sempre come mai c'è sempre da bere in queste trasmissioni. Teniamo un attimo di sospense. Che bruzzo, che brutto. Comunque lo sapranno già perché sulle pagine social della Bushido Palestre c'è già la notizia. C'è già sui gruppi, c'è già una marea di auguri, buon compleanno, tanti auguri, basta. Presidente, il nostro Xi'an compie gli anni 44, non si può dire. Dai, 44 anni va bene. Ah, non gatti, 44 Vedete la tenuta, molto aggressive, stile, come era quello là che faceva così? La nostra... E poi vedo questi... Esatto, vedo questi stivali con teschio, con teschio, guardate, con teschio, non so, è un segnale per me, non so. Comunque questa sera la puntata è incentrata sull'associazione Scuola Jiu Jitsu Bushido Palestra, vero Presidente? Sì, perché abbiamo deciso di... Puntate di raccontare la nostra storia, siccome... Tutta la storia dell'associazione Scuola Jiu Jitsu, Arte e Cultura. Sì, ce l'hanno chiesto, qualcuno dice, ma perché? Perché ogni tanto diamo gli spunti e vorrebbero che approfondissimo questo tema. Quindi vedremo quando io e Poli avevamo i capelli. Io non ero ancora nata, quindi. Noi però eravamo già lì a rompere il manoscio. E basta, quindi sto lavorando lacrimente perché chiaramente voi due non mi date mai una mano. Come no, ti diamo la spinta iniziale. Presidente. Ho un ufficio pieno di carte, prima o poi le smaltirò tutte queste carte. Ti vogliamo bene, Presidente. Sei collegato? Sto condividendo. Oggi è lunedì 25 gennaio, ore... 19.40, quindi siamo in rigorosa diretta. Okay. Volevamo ricordarvi che i nostri colleghi, amici collaboratori, giovedì saranno in diretta dalle 18 alle 19, quindi salutiamo Giacomo Spartaco Bertoletti e Daniele Scala, perché Maestro Maurizio, giovedì avremo ospiti in studio. Chi? Niente po' di meno che il dottor Amorosi, responsabile fisica del settore Jiu-Jitsu. Ah, però! Non perdetevi la puntata di giovedì, ma tornando a noi, partiamo con il logo, vediamo questo logo che l'abbiamo già visto mille volte, però rivediamo. Bravo la tigre! Come mai Maestro Poli? Il drago la tigre. Yin e Yang, il giorno e la notte che il si il cerchio della vita, il maschile e il femminile, e qui l'eterna lotta tra i due mondi, maschile e femminile. Ci siamo. Mi piace, sotto lo stemma ideogramma giapponese, come on, stemma di famiglia, un po' rappresenta stemma di famiglia. Cosa intendi con stemma di famiglia? Stemma di famiglia è questo logo con questo ideogramma, racchiude tutti i nostri familiari. Noi siamo parenti veramente, ma tutti i nostri iscritti diventano parte integrante di questa famiglia dove noi insieme cerchiamo di crescere. Stanno arrivando gli auguri qui in diretta, maestra, ancora. Daniele, anche Shiché ha detto gli auguri in diretta, ha detto forza, osso, vedo che io sto tenendo monitorato. C'è un po' di movimento, un po' di fermento.
quando compi gli anni io o so che niente. Mia mamma giusto. Sì, la mamma che ti dice ciao mio figlio, mio figlio. Ma è oggi, ma neanche sicura. Ma è oggi. Anno di Luciano. Basta che una bella donna compi gli anni, una marea di gente. Ragazzi, noi dobbiamo essere sostenute. Torniamo al nostro cerchio della vita, il drago, la tigre. Ma ti sei svegliato? L'importante, no, presidente, il drago, la tigre. Io sono sempre pronto per il discorso dell'energia, perché la forza della tigre è la spiritualità del drago, la magia del drago, l'energia sottile del drago. Ma qual è la femmina? Non nascondiamo che. Allora, nel cerchio della vita, presidente, non esiste la sessualità del drago, della femmina. Bella risposta. Noi siamo un tutt'uno nell'energia, non esiste la sessualità. A seconda di come è l'era del tempo, sei maschio o femmina. Il mondo è nato femmina? Il mondo è femmina, il mondo è delle donne, il mondo che vogliamo seguire... La madre terra, la chiamiamo così, sì. Pachamama, non diciamo così, maestro? Assolutamente sì. Quante ne sate? Noi ne sappiamo un sacco. Perché il nostro maestro... Tutte le nostre energie negative, la stanchezza, l'invidia, la gelosia... Ce le rifilate a noi. No, le buttiamo a terra, la mamma conciva e ci fa una bella zuppa. Ci dà i funghi, i frutti, gli alberi, l'erba, i fiori e quant'altro. Ho visto... Il tuo ufficio pieno di fiori, ma ha ragione maestro. Non so, qui arrivano fiori dappertutto. Però faccio presente a chi ci sta seguendo su Sky, con canale 810, in streaming, www.tv.eu e canale digitale 231, che la bottiglia c'è. Mm-hmm. Ma, presidente, io una torta di frutta colorata. Hai finito tutti i soldi sponsorizzando le trasmissioni qua, presidente? Hai finito i soldi, presidente? Allora, vuoi dire, siccome gli anni li compio io, certo. Chi è che doveva portare la torta? Tu? No, adesso io. Dovevate farmi una sorpresa con una mezza torta. Gira, la colpa è sempre dello zio Maurizio. Chiedo aiuto alla regia, perché leggevo lì nel nero, sì? Il nero non è l'angolino, è il nero tra la pubblicità e noi, sì? Che c'è qualcuno, maestro Maurizio, qualcuno ha scritto sulla rivista Samurai che una donna, intorno ai 50 kg più o meno, sì? Potrebbe atterrare un uomo. No, non ci credo, maestro. Finitela di raccontare queste cose, una donna di 50 kg non atterrerà mai un 100 kg. Mi sembra giusto. Uomo, non lo farà mai. Non lo farà mai. Non illuderti, stai serena. Presidente, non ce la farà. Rimanete con noi e vediamo se può succedere. Non ce la può fare. Ti guarda qua in diretta. Anche perché è donna, si sa che la donna... È debole. Sesso debole. Si sa che la donna è toccato fuori. Intanto ho delle donne che stanno scrivendo. Dite qualcosa, Morena, fatemi sentire. Salutiamo con affetto Morena e Annalisa che si stanno seguendo. Ciao. A voi però è toccato di essere femmine. Quindi simpatici. Sono simpaticissime. Ma torniamo. Si beve? Abbiamo appena iniziato, sono ragazzi. Ho una sete, maestro. Il logo l'abbiamo visto. Il nome. Il nome. E nasce come Associazione Scuole Jiu-Jitsu, Arte e Cultura. Sì. Perché? Sì. Perché? Da dove nasce questa? Se sei Maurizio e Luciano, già da piccoli... Spiegalo ai... Già da piccoli andavamo in giro a curiosare nelle varie associazioni. Sì. Incontrammo un grande professore che studiava la scuola dell'infanzia... Mi dicono, guarda di là. La scuola dell'infanzia... In giro per il mondo, il professor Couturier, un francese, esatto. Che aveva questa associazione delle colle, tutte queste storie francese, ci aveva talmente impressionato, me e il maestro Maurizio, che abbiamo seguito parecchi dei suoi seminari e da lì abbiamo detto perché no, anche la nostra scuola nel mondo delle arti marziali cercherà di apprendere in giro per il mondo quello che ci piace, quello che ci sembra reale, associazione scuole, jiu-jitsu, poi arte e cultura perché... È obbligatorio da noi presentare una tesina prima dell'esame di cintura nera che continua a crescere man mano crescono i dan. In questa tesina obblighiamo i nostri istruttori a studiare, a leggere e a conoscere la cultura italiana e giapponese orientale perché... L'arte dei samurai non è solo la spada, è la conoscenza della spada. Di suoi artigiani, come viene costruita una katana, come viene pulita una katana, come ci si veste,
quindi l'arte del kimono, i colori dei gi, perché tutto questo veniva... Come ci racconta spesso GSB, un libro nella mano sinistra e la spada nella mano destra, questo è il samurai, non solo spada, non solo libro, entrambe le cose. Ti siamo piaciuti? Molto. Oh, adesso invece bene. Vorrei vedere un nostro Luciano Rocca da giovane. Ah, davvero? Sono io quello. Ma chi è questo con quei capelli e la barba? Non è possibile. Ma sei sicuro? Sono io. Mamma mia, quanti anni. Dove l'hai scovata, presidente, questa storia? Sono andata negli archivi, ragazzi. Ecco. Nei polverosi archivi ho tirato fuori. Sono un po' triste adesso che ho visto quando avevo i capelli. Però io me lo ricordo con i capelli, il nostro Socche, e devo dire che è sempre stato, dal punto di vista atletico, non guardavano i capelli del nostro Socche, sentivano il dolore del nostro Socche. Però lasciamo stare, è un ricordo molto, molto vivido questa cosa qui, e perché il tatami è sempre stato un buon giudice delle proprie... E lo è ancora. È casa nostra. Eccolo là, guardate però già... Lo stile nostro del Kukushi-Yu, guardate, guardate il peso del corpo, la guardia, lo sguardo, perché lo sguardo è nel cerchio della persona ed è sempre lì. Lui protegge il suo cerchio vitale. Torniamo sempre al simbolo della scuola, maestra. Tutto qua. Bene. Con quello era il Keikoji della prima World Jiu-Jitsu Federation. Esatto. Quindi che anno sarà stato quello? Bande nere, sarà stato, che ne so, 40 anni. Ma adesso non stiamo qui a proprio, perché no, dopo la gente a casa fa i calcoli. Fa i calcoli e dice, ma che non ha 20 anni, te l'ho detto che beh, non ha 20 anni. Sì. Si vede, dice. Ma il presidente stasera è un po' pungente. È il suo compleanno? Può fare. Quindi oggi posso dire quale fare quello che diceva vuole. Il maestro Maurizio prima, dietro le quinte, il giorno del tuo compleanno comandi tu. Va bene. Fai quello che vuoi. Comandi tu. Si beve? Si beve? Non si beve. Non si beve. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo. Ho trovato un poster molto, molto antico di un bambino. C'è un poster rosso. Bellissimo, mamma bellissimo. Mia. Guarda, ma è smettila col cellulare. Ah, sto rispondendo. Ce lo regalò Vincenzo Penna Sakura Piacenza. È vero. Però vedi, maestra, mentre ci sono questi cose dirette, queste immagini, la gente non mi vede. Se tu lo dici che sto scrivendo sul cellulare, la gente lo sa. Quindi io approfitto di scrivere quando non c'è l'immagine. E tu dici, smetti di scrivere. Oggi è il mio compleanno. È vero, però... È vero, maestra, però... Quindi salutiamo anche tutti gli amici di Piacenza, che magari non vediamo da tanto tempo. Ma quindi un manifesto, ma che cosa, per cosa ti ricordi? Perché sì, la federazione si chiamava Filpi all'epoca. Filpi? Federazione Lotta Pesi Judo, aveva mandato in giro questi manifesti per pubblicizzare... Marketing? Marketing, bravo. Marketing. Il suo lavoro al maestro Poli. Bello, quindi non è per una manifestazione, era, no, era una pubblicità. Per nelle palestre di judo incontravi sto fuori dalle palestre di judo, eccetera. Fuori dal Sakura noi andavamo alla carrozza a Piacenza e c'era una trattoria spettacolare. Fantastica! Aveva un complesso che suonava la viola, il violoncello... Mamma mia, spettacolare. E questa ciotola si beveva nella scodella, con dentro il dito. Oddio. State vedendo il dopo attività in palestra, c'è sempre il dopo, il post, come nel rugby. Basta! C'è il terzo tempo. Basta, l'hai detto, tappa. Si beve? Beviamo. Beviamo, che così almeno non la teniamo. Non la tengo più. Nel frattempo vi leggo le ultime notizie sulla riapertura. Non la tengo più, la maestra. Adesso c'è qualcosa di interessante. Certo, il futuro dello sport moderno, la riapertura delle palestre avverrà intorno a più o meno anni. Hanno parlato adesso su alcune riviste Socche, sì, che le palestre sarebbero disponibili a un certificato vaccinale pur di aprire, cioè chi è perché sennò non riapre, dobbiamo fare per riaprire il tappolo, no, faccia quello che vuole, il suo compleanno, stiamo parlando, è uguale, eh? Sì, quelle luci là che costano sui 700-800 euro cada una, quelle luci vuole che faccia io? C'è Ignazio che sta già scrivendo, il patron della TV ha detto... Intanto parlate un po' con il patron. Non danneggia... Non ce la fa. Non ce la può fare. Ce la fa. Non ce la fa. Una sciabola, maestra, che sciaboliamo. Sciaboliamo. Dov'è la sciabola?
lasciamola, Lorenzo? Sciamoliamo. Dove lasciamo? Stanno parlando Lorenzo e la regia. Che ce la faccio, ce la faccio. Auguri! Ce l'ha fatta, auguri alla nostra presidente, nonché sciamo. Cioè, con me bicchiere di plastica, qui invece vetro. Un po' piccolino, però. Invitiamo il nostro regista a accomodarsi vicino a noi. Ha detto, che non viene, ha detto di no, come no? Certo che viene. Sta già subito venendo. È il nostro Brad Pitt. Sapendo. No, Brad Pitt. Ha avuto un successo la volta scorsa. Esatto, con... vediamo adesso sui social. Auguri. Buon compleanno. Auguri. Si sente, senti che bel silenzio. In TV il silenzio è proprio ideale. Una cosa. Ma se lo beviamo tutto, facciamo brutta figura? Ma c'è la parte degli ubriaconi? No, maestra. Buono. Soprattutto si abbina bene alla torta che hai portato. Buona questa torta qua. Spiritosi. Buonissima. Grazie, Sian, per la bottiglia. Ok, allora possiamo continuare. Certo, maestra. Ok. Buono. Io ricordo nel 79, ce l'ha con te, maestra. C'ero io nel 79, non ero neanche quasi nata. Però abbiamo un manifesto di uno stage. Stage internazionale Jiu-Jitsu, World Jiu-Jitsu Federation. Ma tu c'eri, maestro? No, se dici che c'ero, ti danno del vecchio. Io ero lì. C'era. E ospite di GSB, c'erano dei grandi nomi, Cesare Marioli, eccetera, eccetera. C'era Soccer Robert Clark, Morotò. Assolutamente, il gran Soccer Robert Clark. Morotò, grandi personaggi. E parlando con amici un qualche giorno fa di questa storia, dicevano, allora hai conosciuto questi? Ero talmente giovane, io ero giovane che non guardavo... I grandi maestri intorno a me, guardavo le ragazze. Sì, mi sembra giusto, dai. Non si può dire nel mondo marziale, ho toppato il vino. Sì, iniziava veramente la nostra infinita collaborazione con la World Jiu-Jitsu Federation. Bene. All'epoca c'era il maestro Stelvio Sciutto, poi sono cambiati i maestri, ma sono sempre rimasti i due, le colonne portanti a World Jiu-Jitsu. Soccer Robert Clark e GSB. Che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare tutti i giovani. Per tutti quelli che non sono nel mondo delle arti marziali, GSB sta per Giacomo Spartaco Bertoletti. Dobbiamo anche Presidente internazionale, World Jiu-Jitsu Federation, nonché Shike, nonché Decimo Dan, nonché... io lo chiamo Google sulle gambe viaggiante, conosce tutto nelle arti marziali di ogni tipo di arti. È un'enciclopedia, veramente... E il mio onore di essere suo allievo, noi siamo tutti suoi allievi, quando riusciamo a trovare quella mezz'ora di tempo siamo tutti lì con la spada a seguire i consigli di anche Dio. Perché arte e cultura, lui trasmette anche la cultura, assolutamente. I riferimenti culturali sono all'ordine del giorno, ha scritto di tutto di più anche e ha scritto anche per altri, fa lezione, fa gli stage, comunque come racconta, è veramente... incontri importanti da non perdere. Purtroppo però avevamo già da fare degli stage di jiu-jitsu, maestro. Sì, avevamo già dei corsi. Ma in quell'anno lì c'è stata una data importante per te in quello però stage. Però è la cintura nera, ma che cos'è allora la cintura raccontalo. Nera se non è un ammennicolo per tenere la giacca Vabbè, però... Cos'è? Questo è un altro passaggio. Vedete il giro rosso che usavamo per le manifestazioni... Con le bande il demo team. Sì, ecco, c'erano quei baffetti. I baffetti erano i miei baffetti a Sparviero e vicino a me il grande campione imbattuto Bill Wallace. Full contact si chiamava la kickboxing. Aveva il piede sinistro più veloce del mondo, perché il destro si era strappato facendo una muscolatura alla gamba destra. Facendo judo, perché anche lui era nato come judoka, pensate un po'. Ma tu l'hai conosciuto per quale motivo? Io ero allievo del grande Ennio Falsoni nella kickboxing. Quindi anche tu hai fatto full. Per me era un grande amore, sì. E faccio ancora fatica a parlarne. Grande Ennio, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. È vero. E raccontaci un po' del tuo percorso nel full contact, velocemente. Ecco, ho finito. Ecco, basta, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo un video, adesso abbiamo un video di uno stage che abbiamo fatto con Clark, con Soccer Robert Clark, Shike Bertoletti, poi c'era Yamanaka. Yamanaka.
So che Yamanaka anche lui? Assolutamente sì. Okay. Quanto bevevano? E c'eri anche tu a fare questo stage, perché sì, l'anno era nel 92, quindi abbiamo fatto un passo avanti, dai, notevole. Mi ricordo questo tavolo pieno di bottiglie con questi giapponesi. Alla fine, cioè questi, come sempre. Vediamo questo video, Lori. Quell'abitudine non l'abbiamo persa. Ecco, sono io che soffro lì. Ma maestro Maurizio, sono io, con Akama della Wo Jiu Jitsu, la giacca della Wo Jiu Jitsu. Stai facendo da Uke. Era potente questo qui. Ecco quanta gente intorno a noi che noi vediamo da anni. È vero. Gente. Anche qui fu una serie di esami importanti. Vedo un altro cappellone. Il cappellone di Sano Rocca, anche lui vestito di Akama. Guardate, già è uguale adesso, uguale. Determinazione. Ci scusiamo con gli addetti, portavamo la cintura Obi sopra gli Akama, ma all'epoca si usava così. All'epoca era così. Questa era la nostra situazione. Cinture colorate. E qui eravamo nel 1992, ragazzi. Qui abbiamo il gruppo Lazzarin con una scritta posteriore, abbiamo un po' tutto il nord Italia si era radunato al centro San Filippo di Brescia. Ma che fascino, Sì. Ecco Soccer Robert Clark con GSB che fa da un che, bravo presidente, è uno dei nostri allievi, ricordo il suo nome, anche se cintura gialla, perché è titolare di un ristorante famoso a Brescia. Che onore comunque fare... È un onore, sì, ma so che il gran maestro non si chiama La Buca. La Buca in stazione. Ecco qua. Ecco GSB, lo abbiamo visto. E qui di nuovo Giancarlo Venturini, il maestro Giancarlo Venturini, che ora fa parte del gruppo Ontaio Shinryu. Maestro milanesi Ettore. Eccolo qua, milanesi. Che per l'occasione ebbe riconosciuto il terzo dan da Shike è un po' giovane, Shike, e sono passati una quarantina d'anni. Vabbè, 92 non 40. 92. Okay. Questo è il centro sportivo più bello di Brescia, eravamo lì. 30. Sì, 30 anni. In ginocchio abbiamo Audisio con le sue allieve, esatto. Rivedo dei maestri delle cinture nere che collaborano ancora. Cavolo, che salto che temporale! Bello, che salto, ragazzi, temporale! Avevo i capelli. Niente. Avevamo riempito il palazzetto, ma riempito in modo da non potersi stare più come atleti e come pubblico. Avevamo messo un po' le invidie del maestro Ezio Gamba. Ma non si dicono. Non si dice. Ezio Gamba. E del geometra Voltolini, che dicevano: ma come, questi chi sono? Questi chi sono? Gli abbiamo riempito il palazzetto. Ti ricordi GSB quanta gente aveva portato? Mamma mia. Bene. Bravo maestro. Che chicco, che perla che hai trovato. Ma non solo, l'anno successivo ci tenevo a farvi vedere un maestro nostro, Stefano Cassinelli, giovane, alle prese con alcune tecniche di base. Salutiamolo. Eccolo qua. Ah, sono Stefano e Nando. Nando. Eccoli qua. Qui siamo al palazzetto di Piacenza, esatto. Ah, guarda che cappellone anche il nostro maestro Stefano. Sì, e che giovani amici. Anche qui le giacche blu, con i calzoni con righe blu, della Wo Jiu Jitsu Federation. Con due inseparabili amici ancora oggi che continuano a lottare e ad allenarsi sulle materassine un po' in tutta Italia. Ed ecco il maestro Luciano con la giacca rossa. Ma stai bene con la giacca rossa. Tecniche con cintura, esatto. Sono stato delicato perché avevo i capelli lunghi. Sì. Mi andavano negli occhi. qui un po' meno, va bene. Guarda i tuoi allievi come erano. Sì, erano felici di non essere loro Luque. Felici di non essere loro Luque, maestra. Esatto. Erano felici di essere. Vedi, qui l'allentatore era bello. L'allentatore l'abbiamo fatto tutti. Che se ne dica, guarda, le adesso, arti marziali guarda, sono ancora guarda adesso, tra le attività sportive dove ci si fa meno male
Beh, cioè, non sei neanche, non ho neanche capito cosa gli è successo. Sì, però tecniche con cintura. Le avevamo portate anche una Pasqua del Budo usando il guinzaglio di un cane. È vero, il cagnolino vero che poi mi era scappato sui tatami in giro col maestro Falsoni che diceva: oh, riprendi quel cane, ricordo. Sì, tocca a lui. Bene, guarda che piacere. Che è stato piaciuto, ragazzi. Molto, sì, molto. Sei stata brava. Dove sei andata molto, a pescare? Ma anche perché lo sai, vedi Sian e Socri, vedi, queste sono immagini, è bibliografia, certo. È storia, non sto parlando a te. Sto parlando a chi ci vede, ci rivedrà. Scusa, chi ci rivedrà? È meglio da bere. Bevi un goccino? Prego, maestro. Bevi tu, goccino. Certo che beviamo. Però devo dire che per questi filmati ho avuto un aiuto da parte di Daniele Scala. Ah, sempre presente. Daniele. Grazie, Daniele. Perché. No, Daniele. Tipo, non mi è più simpatico. No. Che è successo? Ha fatto. Mi sta copiando la pagina di Uomo che Cucina su Facebook. Beh, però sei tu che l'hai sfidato. È vero. Lui ha messo le foto e tu. Oh, e i video. E quindi... video. Adesso sto cominciando a cucinare anche lui a tutto spiano. Ma bravi, ma ci date dentro, Sì, dovevo fare una sfida, maestro. 2-3 ore davanti. Quando si potrà? Una sfida, dai. Quando si potrà? Voi siete in giuria. Bello! Oh, bella storia. Bello! Sì. Daniele, presto una sfida. Perché ho un'altra sfida anche in video da fare, eccetera, eccetera. Ce n'ho un'altra. Mi hanno lanciato una sfida. Sì? Sì. E che vogliamo raccontare o no? Non si può raccontare, maestra. È un uomo sposato. Ok, va bene. È un uomo sposato, non posso dire. In diretta non si può. Va bene, quindi è lui, cioè, lui è l'oggetto del desiderio. Esatto, è l'uomo. Va bene, impariamo tante cose in questa trasmissione, ragazzi. Io direi adesso allontaniamo il vino. che è meglio. Comunque volevo dire che i filmati sono molto lunghi, cioè quindi abbiamo... delle clip. Primo, innanzitutto, erano su videocassetta. Quindi video per capire che giovani che ci stanno seguendo, 1990, ci sarà qualche giovane che ci sta seguendo? Certo che ci seguono, i ragazzi della palestra ci quindi seguono. Quindi che non sanno neanche che cos'è la videocassetta, tra breve. E buon. Quindi lui ha preso tutte le nostre videocassette, le ha passate su PC e in questo caso gli ho scelto i fotogrammi in modo di renderlo un attimino veloce e sciolta. All'epoca si usava anche filmare tutti gli esami di Dan. Tutto, ne abbiamo si filmava infinità. Con quelle cassettine che nel momento in cui ti veniva una tecnica bene finiva il maestro. Tac. Tutti gli sbagli filmati, tutte le cose giuste, bruciate. La legge di Murphy colpiva sempre. Ecco, si chiama così. Si chiama così, la legge di Murphy. Eccola là. Si chiama proprio così. Se c'è una cosa che può andare male, se tu non la controlli, tacchete. Chissà cosa ci avrai... Andiamo avanti. Nel menu cosa c'è nel menu? Nel menu abbiamo nel 92 anche questo fantastico. Abbiamo cominciato con i memorial, quindi per tanti anni abbiamo proposto questo. Primo memorial Andrea Alberti, lo ricordo, lo ricordi maestro Maurizio? Sì, l'abbiamo fatto al palazzetto di Via Milano il primo. L'abbiamo fatto in Via Nullo, esatto, Via Nullo. Palazzetto, scusami, sì esatto, di Nullo in Via Milano. E qui avevamo appunto creato questo librettino dove c'è un po' tutto, quindi i comitati, gli sponsor, certo, il programma. Centro Sportivo Italiano. Con l'amico Adriano. Che organigramma della già allora però davamo in beneficenza, lì era per esatto, l'Aido. Esatto, quindi lì avevamo, vedi anche il CONI. Quindi il CONI, il CSI che ci ha dato una mano. Assolutamente. Gli assessorati. Io e il maestro Maurizio, nelle pause pranzo, il maestro faceva il direttore di banca, io facevo... ma non era questa manifestazione. No, ma per raccontare, per mettere insieme queste cose, noi la pausa pranzo le saltavamo. Esatto. Le saltavamo e andavamo dai vari sponsor dicendo, non chiudere alle 12:30, siamo lì. E ci presentavamo sempre con due occhi in quella testa. In effetti lì eravate magri tutte e due. Eravamo magri, forse vi conviene rimettervi al lavoro. Ci davano retta. C'era una cattiveria veramente. C'è stata una situazione durante questo primo memorial che è qualcosa di impressionante. La racconteremo una sera che parliamo di esoterismo. Sì, maestro. Ok. State attenti e seguite Well TV perché... Comunque quel librettino purtroppo non possiamo soffermarci a leggere tutto quello che c'è scritto, ma ragazzi... Era un piccolo samurai. Veramente, veramente molto bello. E quella giornata come andò?
Raccontatemi tutte e due, dai, come andò allora, quella a parte il fatto di avere tutte le autorizzazioni, gli appoggi, trovare il centro dove fare, il sindaco sempre presente, l'assessore allo sport sempre presente, la giornata andò talmente bene che si chiamava una rosa spezzata, il sottotitolo. Esatto. Abbiamo dato il raccolto all'Aido, abbiamo portato a conoscenza di tanti bresciani questa associazione. Noi, io e il maestro Maurizio facevamo già qualcosa di non troppo nelle righe. Eravamo in radio la sera. Ah, sì, ricordo. Una trasmissione su una radio popolare bresciana, Radio Luna. Sì, possiamo dirlo, di Luciano Smussi. Che salutiamo, che non è più tra noi. Sì, che non è più tra noi. Noi siamo convinti che ci senta. Esatto. Ci aveva dato questo spazio, da prima un'oretta dove si parlava di arti marziali. Poi hanno cominciato a chiamarci, il telefono era aperto. Un'ora dopo le arti marziali parlate di quello che volete. Ma io ricordo che avevate un pubblico, ragazzi. Poi funzionava un'ora dopo e parlate di poesia. Alla fine... E quindi le nonnine di Brescia, le nonnine. Perché le vostre ammiratrici ancora erano oggi. Spiego una cosa. Nel 92 non c'erano i social, potevi vedere la fotografia. Sentivi la voce, le nostre voci. E illudavamo parecchie signore che ci chiamavano signorine eccetera, e poi io le andavo anche a incontrare queste signore per marketing, per divulgazione della nobile arte delle arti marziali, e a volte incontravi questa signore. Realtà dalla voce e si materializzava quello che tu non avevi visto, né io né l'altra parte. Quindi ecco, età media 72. Una volta un mio amico che aveva fatto, non io, dice, va a questo appuntamento, vede dall'altra parte della strada una signora un po' âgée, si dice così, non sarà lei, era lei. E l'altro amico che sta ancora ridendo, e abbiamo eluso questo piccolo appuntamento. Comunque il nostro pubblico era molto... Sì, molto partecipe, esatto. Venivamo invitati, ci ha invitato una radio famosa. Ma ricordi anche che abbiamo fatto una raccolta fondi, che c'era il sindaco Corsini, che mia sorella ballò con il sindaco Corsini. Abbiamo ballato il sindaco. Il sindaco. Io e il maestro Maurizio avevamo tenuto una lezione a San Filippo, con l'accordo con il comune che il sindaco sarebbe passato una sera a vedere. Ah, okay. Anzitutto, la trasmissione è aperta per il sindaco attuale Emilio Del Bono. Assolutamente. Se volesse venire, martedì scorso. Gli ho scritto, devo riscrivere su Facebook. Sindaco, sei ospite nostra della trasmissione quando vuoi. Ti aspettiamo volentieri, è sempre presente, quindi sicuramente accetterà. Io e Maurizio finiamo di far lezione dimenticandoci del sindaco invitato in palestra. Spogliatoio. I ragazzi vanno via, noi siamo gli ultimi ad andare in spogliatoio, usciamo dalla doccia con l'accappatoio indosso, entra il messo del centro, ci sono due che vi vogliono, comandante dei vigili. Il comandante dei vigili. Il sindaco di Brescia. Esatto. Noi come due bolli. In mutande. Faccio anch'io la doccia, e da lì è nata una collaborazione. In mutande con il sindaco Corsini. Abbiamo fatto un sacco di feste. Tanti memori, anche in Piazza Loggia. Sì. Però mi ricordo quella sera lì, simpaticissima, che hai fatto lo strip, maestro. Ricordo strip, bene pozzi. Che sei uscito con i box. Lì devo dire che il pubblico femminile ha gradito molto questo. Ci siamo strappate tutti i capelli. Io non ne avevo, però io mi ricordo che hanno gradito alla vostra. Cin, auguri, maestra. Grazie. Grandi momenti, grandi feste. E come diceva Sensei Poli prima, dopo le feste, magna, bere. Abbiamo raccolto anche un sacco di soldi per beneficenza. Ma sì. Lì parliamo di Casa Gabriella. Sì. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo, sostegno a Casa Gabriella. Eccolo qua, la festa di primavera. Festa di primavera. Ricordo questa suora aveva un centro in città dove ospitava i ragazzi della ex Jugoslavia, c'era la guerra, adesso vado un po' magari per due bambini, corsi. In fasce. Quando gli abbiamo proposto Maurizio, qui, là, premiati, grande prestigio. Sì. Abbiamo proposto il nome della festa, l'abbiamo chiamata Festa di Primavera. La suora si gira dall'altra parte e dice: solo due sportivi potevano chiamare una festa di Primavera. Sì, è vero. E c'erano i bambini che piangevano nelle culle. Allora questa suora faceva miracoli,
ma avevano un grosso problema, non avevano soldini e liquidità per pagare il riscaldamento. Grazie a questa manifestazione di questi due scannonati e dell'associazione delle scuole, raccogliemmo 8 milioni di lire in quella mattina. Assegno circolare, ragazzi. 8 milioni di lire. Ed era l'ottobre del 92. Tele Padana aveva filmato l'assegno e che abbiamo staccato e dato. Abbiamo filmato la cosa. Abbiamo continuato a dare una mano alla suora, non economicamente, ma dando il nostro appoggio con questi bambini. Ed è stato... Però lei con 8 milioni... Allora ha fatto tante cose. Per... Ma ricordo che avete fatto anche la lotteria. Abbiamo fatto una lotteria. Col timbro a secco dell'Agenzia delle Entrate. Tacchete. Chi li timbra? Io. Noi. Le vostre famose parti. Paranda era il dell'intendenza di finanza. L'intendenza di finanza in Via delle Grazie a Brescia. C'era l'intendenza di finanza. Non c'era il messo. Le vostre pause pranzo. Anche lì. Sì, anche siamo lì. Arrivati con la nostra faccia tosta, avremmo da timbrare... 100.000 bigliettini, e quello dice, ma tu sei fuori, questi qua hanno timbrati uno ad uno, non vediamo l'autorizzazione. Ci dottor Faranda, noi. Facciamo tutto noi, e quando? Nelle pause di pranzo facciamo tutto, arrivavano i a due, secco. Ci aprivano noi, schiaccia, sotto, schiaccia, sì, così. C'era la macchina a pedale, la macchina a pedale, ma è così, schiaccia. Pazzi. Sì, però, perché volevamo fare una cosa in regola, tutti facevano lotterie, eccetera, no? Abbiamo pagato... Le tasse su questi 8 milioni di timbrato uno a uno a secco. Ragazzi. Però c'erano tutte le palestre, tutti gli allievi che sapevano cosa rischiavano, perché sono buono e simpatico, ma lì per questa cosa qui sapevano cosa rischiavano. Poi ognuno aveva il suo ruolo, mi ricordo. Tu stai lì davanti alla porta che non deve uscire nessuno. Va bene, maestro, va bene. Sì, io mettevo. È qui che abbiamo portato i ragazzi, perché con fondo ne abbiamo fatti qua parecchi. Abbiamo portato i ragazzi. Allora siamo andati per 3 mesi nei campi Rom, in giro sparsi per Brescia e provincia, per imparare a gestire questi ragazzini, questi bambini, e lì ne abbiamo visti di tutti i colori. Ah sì, ne abbiamo veramente visti il campo c'è ancora a Brescia centro, uscita autostrada Brescia centro, esci sulla destra, sulla tangenziale, c'è ancora il campo, è stato rifatto, le case sono state rifatte, sì, però noi ci siamo entrati nel 92 e non era... Poi scusate, devo dire una cosa sbagliata data, 24 aprile del 1993 abbiamo fatto questa manifestazione. 93, siamo stati in questi campi, abbiamo imparato a gestire questi cuccioli, questi bambini, eccetera, eccetera. Sì, abbiamo riempito i pullman di questi bambini, i pullman, perché erano veramente tanti. Ognuno di noi aveva un compito, chi accompagna questo, chi accompagna quello. Abbiamo portato tutti questi al centro San Filippo. Come abbiamo aperto le porte dei pullman, questi bambini sono scesi e scappati tutti. Tutti. Io e Poli ci volevamo fare arachiri subito. Arachiri, perché qua se non scappa un bambino siamo non rovinati. Sindaco, autorità. Sì, autorità. Il professor Razzetti che abbiamo ospitato, certo. Era lì. Tutti lì. Presidente, ecco. Al primo errore che facevamo... Scappati, recuperati tutti, portati. Dobbiamo ringraziare anche postumo la centrale del latte, ci aveva dato la merenda. La centrale del latte sempre. La centrale del latte ci ha seguito fino a pochi anni fa. Il giornale di Brescia e ancora le autorità, il sindaco e tutti gli assessori. C'è sempre. Anche perché. Ma gli sponsor, quelli che sono spariti, non ci sono più. La Bipop non c'è più. Banca Bipop è sparita, non c'è più. Eclissata. Poi c'era l'amico Gallizioli che ci dava sempre torte. In alcuni memori, poi li vedremo, ragazzi, delle torte sul logo dell'associazione, il logo di Brescia. Anche perché le persone, quando devi dare, se gli porti un progetto concreto che va sul territorio, la gente dà. Se tu fai la serietà della persona, il progetto, il territorio, fai vedere che consegni i soldi e che c'è un contatto diretto, le persone danno, le famiglie danno, gli imprenditori danno. Un aneddoto, sabato in città, come fanno tutti i giovani, anche io e il maestro Maurizio, andavamo in giro ma per negozi. Ricordo un giorno siamo entrati in una macelleria. Senta, noi vorremmo fare questa cosa, come a te, meglio eh sì, basta che ci dia un prosciutto e ve ne andate, sì. No. C'ha dato un prosciutto. Andava in giro per la città con prosciutto. Con prosciutto. È così. Sì, era più facile. Era più facile la lotteria, perché è più facile andare da chi costruisce le bottiglie.
mi regali una bottiglia che la metto in lotteria, nonché i 10 euro. 10 euro in questo periodo, ma già all'epoca... Dobbiamo dire anche che la Buscio tutti gli anni, adesso purtroppo siamo presi anche con questa cosa, però tutti gli anni regala un annuale in palestra, in ogni attività che si voglia praticare, per i bambini della Russia. Sì, sì, quei ragazzi di Chernobyl. E in company, che vengono ospitati dalle famiglie della Bielorussia ogni anno. E quindi noi in questa lotteria, per dare una mano, come primo premio, pensa che c'è il nostro amico. Sono stato in Bielorussia, maestra. Davvero? Sono stato nel 2000 a seguire una famiglia là, sono andato con due valigie, avevo due quintali di cibo. Sono atterrato a Gomel, sono arrivato fino al villaggio, mi ricordo ancora, avevo un maglione, l'orologio Swatch bellissimo, avevo tutto, sono arrivato là dalla babushka, ho portato questa valigia di cibo, lei ha aperto una botola dove c'erano le patate, una botola a casa di legno, e ha messo tutto dentro là, le lattine, le cose, tutto il cibo che avevo portato là sottovuoto. La miseria, maestro. E sono uscito senza maglione, senza orologio, ho lasciato tutto, maestra, tutto. Sono andato via senza niente. Poi gli mancava il frigorifero, che lei mi ha guardato, la babushka, che avevo portato là il cibo, ma non aveva il frigorifero. Avevo ancora dei soldi miei, oltre quelli dei fondi che avevo raccolto. Sono andato al magazzino, che c'era questo magazzino, delle cipolle, delle cose, e un frigo, là in fondo. Un frigo. Ho parlato con il commissario lì, eccetera. Ho trattato, perché la mia abilità, se ne ho una, è negoziare. E ho portato a casa, ho caricato il frigo su un carrettino di uno dei vicini di casa e ho montato il frigo, mi ricordo. Bravo, maestro Maurizio. No. Mi viene ancora il freddo lungo la schiena, Passiamo oltre. Allora, prima di chiudere volevo vedere un po' di tecniche, ma prima di vedere le tecniche volevo ricordare che abbiamo fatto un'altra memoria per Andrea. Sì. La devo fermare un secondo, Presidente. Perché Facebook, Facebook mi ricordava oggi che tu l'anno scorso, in questo giorno qua, avevi organizzato l'Open Day della Bushido. Maestra, mi ha ricordato, certo, l'anno scorso avevi fatto l'Open Day della Bushido. Maestra, sai che i tuoi ricordi di Facebook? Io ricordo solo fino alla determinata ora, dopo quell'ora tutto buio. L'Open Day, maestra, è una tua iniziativa. Bello. Scusami se ti ho interrotto. Abbiamo bevuto poco anche con lui. Mi è andata bene, bevo. Vediamo l'ultimo, eccolo qua. Eccolo, il secondo. Un aiuto per la vita era il secondo, ovviamente fate sempre confusione con i due. Ma sì, questi sono l'uno e i due. E qui abbiamo ricordato, ma Andrea quindi era un praticante di jiu-jitsu, ovviamente. Sì, sì. Ha donato gli organi. Come dicevamo prima, vi racconteremo cose da farvi accapponare la pelle. Sì, genitori presenti, la mamma e il papà presenti. Come, me lo vedo davanti come se fosse ieri. La targa consegnata ai genitori. Guarda, l'emozione, la gente, l'energia. Ecco, qui ci sono le energie sottili. Qui ci sono la capacità. Noi che raccontiamo un pezzettino di questa storia. Io e il maestro Maurizio andiamo a trovare i genitori, chiaramente per avere le autorizzazioni, e poi perché, come in tutte le cose fatte con il cuore, si instaura poi un rapporto di amicizia. Ci troviamo in casa di questa signora e di questo signore. Mamma mia, maestro. E ci racconta com'è successa, che la storia, siete venuti qui, bravi, grazie, siete belle persone, si vede, si sa, si sente. Vi diciamo di sì perché, adesso diventa difficile, vi diciamo di sì. Molto difficile, maestro. Perché qualcuno ha accompagnato il nostro bambino, quel bambino per il quale facevamo il memorial, al cancello di casa nostra, ha suonato dicendo... Questi ragazzi faranno qualcosa di buono per voi. Mamma mia, ragazzi. Non è facile raccontare nel mondo 2021 dove il materialismo tocco esiste, non lo tocco, non c'è, una frase di questo tipo. Quando la mamma ce l'ha detta, io e Maurizio, l'amico Maurizio, eravamo seduti sul divano. Ho pianto, maestro. Gelati da questa situazione. Non era la prima, non è stata l'ultima, ma è un segnale che non ce ne andiamo. Non ce ne andiamo definitivamente. Siamo ancora qui vicini.
Vi pregherei di mandare avanti le cose. Okay, sì, grazie, okay. Perché l'emozione è tanta. L'emozione è tanta, maestra. Chiudiamo questa parte della nostra storia, la riprenderemo tra 15 giorni, quindi l'idea è ogni 15 giorni analizziamo un pezzetto della nostra storia. Che bello! Ma la barzelletta che mi hai raccontato, che una di 50 kg picchia. Esatto, non ci credo. Scommettiamo che non ce la fa, maestra. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. E non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la fa. Ma più che presa il collo, di pure la presa per il bavero. Oh. Qui è piano, che così aspiriamo. Slow motion. Aspirarla, maestro. Slow motion, presa collo e polso, aia, aia. Ci ho lasciato il triangolo genitale, i denti ed ora pure il costato. Cosa è successo? Una tecnica da programma. Dove un tentativo di attacco al collo e presa al polso è finito male per quello di 100 kg, ma è perché era un po' stanco. È un po' stanco, è stanco. Adesso vediamo un'altra. Te le ridò con gli interessi. Con gli interessi. Mi stai dicendo, adesso te le do. Adesso te le do. Vedi che il mio attacco è un po' più serio, ma le botte che vado a prendere sono ancora. Maestro Maurizio, quella volta lì facevi il regista. Devo dire che nelle prove allo slow motion i secondi erano 7-8, nella dinamicità della tecnica, come dice il mio socio, 5 secondi è finito tutto. 5 secondi finisce. Sì. Vediamo un'altra. Vediamo. Oh, mi va sempre bene, ma questa ormai la conosci, per forza la rifai. Ma la conosco, in effetti ti ho colpito meglio stavolta, quindi... Sì. Notate sempre il controllo dell'avversario a terra. Sian non perde mai. Bene, dai, ne abbiamo ancora una. Spiegata, se c'è la spieghiamo, nel tentativo di spiegare, si capisce. Tentativo dopo pugno, gomitato. Ho visto, maestra, ho visto. Rivediamo un secondo, mi stavo mentre la maestra. E lui è partito. Perché l'arte marziale del jiu-jitsu non è un'arte pulita, è l'arte del samurai, una tecnica per vivere e l'altra per morire, qui la dice lunga. Usa ciò che sei, ma scusa Presidente, ma cosa c'ha dentro il nostro socche sul G? Hai visto? Non so cos'è quella... Lo stemma G. Lui perché è molto orgoglioso di avere. Neanche io ce l'ho. Non ce l'ho. Quindi spiega bene, maestro. Parlo direttamente solo con Giacomo Spartaco Bertoletti. Lo stemma della scuola di Giacomo Spartaco Bertoletti, la scuola di spara. Grazie maestro, però, hai visto? Ho visto. Sudate ragazzi, sudate, lavorate. Che dobbiamo fare? Sudate, lavorate, stage, corsi. Avete visto lì il 1990 con la cintura già colorata? Cioè vuol dire che già... Nel 90 maestro? Lì, io già, c'ero, ti ho visto quel passaggio. C'ero pure maestro quando c'era il passaggio. Quindi anche per le persone che ci seguiranno, in tutta Italia, su Sky si vedono dappertutto, maestro. Ormai su Sky, ormai 810. La storia non la puoi mistificare, i fatti non li puoi mistificare. Quindi so che non è un aggettivo, un vezzeggiativo. Ma poi sai cos'è? Ma significa solo padre di famiglia. È talmente giovanile che la gente dice così. Va bene, cioè, va bene, subito. Va bene. Auguri. Scusa, ti danno 40 anni, come puoi essere? 40 anni di carcere, diceva quello. Grazie. Prego. Facciamo un altro brinco. Per dimenticare. Volevo fare gli auguri anche in questo momento qui alla maestra Claudia, che in questo momento non sta troppo bene, la maestra Claudia. Claudia, salutiamo. Mi metterò presto con un problemino al collo. Problemino. Ma volevo vedere i catalisti chiesi. Bello. Ma non tutto, chiaramente, un pezzettino. Il kata delle parate del jiu-jitsu, jiu-jitsu federation. No, mi ingrassa adesso. Ma lascia stare il... No, maestra. Che cioè, io non lo metto più. Maestra, stai benissimo. Vedete? Però, se posso dire, so che io ho visto la vostra bellissima casa recentemente. Sì. È splendida. E ho visto anche un bellissimo dipinto che ci avete in camera da letto, che è il... L'onda di Hokusai. Quindi lo Stichenzi mi ricorda l'onda di Hokusai. Grande Poli. Piede sinistro contro piede sinistro a taglio, attacchi alti e bassi, gomitate eccetera eccetera. Il movimento dell'onda, l'andare e tornare è segno positivo di questo kata di parate. Bello.
Però è armonioso, fatto da voi è molto armonioso. Negli anni della nascita del Jiu-Jitsu, così grazie a Socrates Clark e Shikeji SB, il Jiu-Jitsu era poco conosciuto e si sentiva spesso il karateka, il judoka, senza nulla togliere, l'aikidoka, dire io faccio Jiu-Jitsu. La nostra domanda primaria era, vediamo i primi due passaggi di sti clienti. Pam, finito. E si andava a sbattere, sti clienti. Eravate furbi. Beh, l'onda è bella, l'onda del mare va e torna. Il rispetto per la natura, il rispetto per il mare è meditazione, il mare è energia, è andare e tornare. Voi mi ricordavate l'onda di Hokusai. Bello, grazie. Grazie, brindiamo. Ma cosa ci fai vedere ancora? C'è ancora qualcosa da vedere? Guarda, vediamo, come corre il tempo, come scorre. Tecnica. Ah, qui questa fa malissimo. È una tecnicuccia presa, la famosa stretta di mano, no? Piacere. L'omone ci dà la stretta di mano, stringe forte la mano, porta la mano della malcapitata vicino al triangolo genitale. Ok, ma io sono capace a farla, secondo te una donna ma è capace a farla? Ma ho 50 anni, non ce la farai mai a farla a me che peso 100 kg, ma... Vediamo, ma Lorenzo, se c'è un video. Non ce la puoi fare a farcela. Comunque, ce la fa il maestro Maurizio, non ce la fa. Ricordo a chi sta guardando che se volete stringere la mano al nostro socche, potete provare in diretta. Ma non, personalmente non ha bisogno di tutta questa manfrina. Se fa male, basta che stringe. Arrivederci a tutti. Non è qualcuno, eccolo qua. No, non ce n'era un'altra con la presa. Adesso la cerchiamo. Allora. Grazie a Lorenzo che sta impazzendo e cercando. No, questa sera sono stata brava, ho messo tutto in ordine. Davvero, brava. Maestro? Sì, brava. Lei è sempre brava, la nostra Shian. E viva il nostro Shian, è sempre brava. Specialmente il 25 di dicembre. Esatto. Di gennaio. Di dicembre perché è Natale, gennaio perché è compleanno. Allora, Lorenzo continua a far così, non lo so. Non come va. Ne hai va una bene, sola dai, la... pazienza non ce la... dai non Maurizio ce la fai, dovevi inviarla anche tu non ce la fai a la vediamo la prossima dai. È inutile che racconti che l'hai fatta basta video fai, abbiamo c'è. Qualche minuto basta questo... video e Lorenzo ci butta uno strangolamento soffocamento frontale uno strozzamento che ce l'ha spiegato molto bene Marco il maestro Marco assolutamente che salutiamo maestro Marco Mazzucca eccolo qui cosa stiamo facendo qua allora. La prima tecnica di strozzamento frontale del programma quindi nel nostro appena uno arriva in palestra impara questo difendersi. Ma prima ti stavo strozzando, adesso ti attacco di pugno. Cosa sì, perché nessuno si lascia strozzare da fermo con un baccalà. Per arrivare allo strozzamento c'è questa difesa d'attacco di pugno. Ah, caspita, ma è furbo. Devo, regia, devo fare una dedica, se mi puoi fare un'inquadratura. Il programma tecnico, Devo fare una dedica al mio Shian, qua presente. Pronti. Sono pronta. Una piccola dedica perché è giusto che sia... ricordare questo momento particolare perché noi ridiamo e scherziamo ma soffriamo dentro per la chiusura del nostro dojo però questa dedica la faccio al nostro Shian settimo Dan Lia Salvetti perché le parole sono importanti da chi vengono pronunciate e da chi vengono ascoltate è uno scrittore che amo si chiama Paolo Coelho ho letto quasi tutti i suoi libri sì, anch'io. E anche il mio Shian lo legge e lo adora. E questa è una dedica per lei, per il suo compleanno e per il suo dojo, per la sua palestra. Nei momenti difficili puoi perdere l'allegria, ma non puoi perdere la speranza. La speranza è la tua guida. Sensei, Maurizio Poli, Jiu-Jitsu, auguri, Shian. Grazie. Auguri. Grazie ragazzi. Auguri, Shian. Grazie, ma che non bel compleanno. La assolutamente no, poi sono sei qua. Sei la nostra guida? Tra di voi, cioè voglio dire, tutti i lunedì mi trovo con voi, cosa devo fare con lui un po' di più, Appena no, la canto io questa qui, io tra di voi. Un pochino, però almeno dobbiamo il nostro... chiudere bene dobbiamo chiudere la puntata. Di solito dalle nostre parti, qua nel nord Italia, si usa questo, bere prima e dopo le puntate, prima e dopo le lezioni. E durante. Prima, dopo e durante. Durante. Devo dire che questa puntata non è in diretta per i vigili che ci aspettano fuori, è registrata, no, questa puntata, non ci prenderete mai. auguri, ragazzi. Grazie a tutti per gli auguri che ho ricevuto dappertutto. A giovedì. Ciao, grazie. Ciao.